Fotografie che sembrano dipinti, dipinti che smaterializzano la realtà, donne concepite come solidi architettonici. Nulla è davvero ciò che sembra nella mostra Mollino Insights alla collezione Maramotti di Reggio Emilia. A confronto ci sono le opere di due artisti contemporanei molto diversi tra loro. Da una parte Enoch Perez, pittore di origini portoricane, dall'altra la fotografa tedesca Brigitte Schindler. Ad avvicinare le loro ricerche c'è l'interesse comune per la personalità ed il lascito artistico di Carlo Mollino, intellettuale, esteta, architetto, fotografo e leggendario designer torinese scomparso nel 1973, del quale la mostra alla Maramotti presenta una settantina di fotografie, tra cui alcune rare Polaroid originali. Punto di partenza è la casa museo di Carlo Mollino, vero testamento spirituale. La residenza, nel centro di Torino, è luogo nel quale l'artista non ha mai vissuto e che anzi ha tenuto segreto per tutta la vita. Lo ha concepito e arredato come una casa per la propria anima da abitare dopo la morte, denso di riferimenti e simbologie che rimandano alla cultura egizia, ma anche all'arte classica e al mondo orientale. La casa nasconde enigmi complessi che il direttore Fulvio Ferrari è da oltre 20 anni impegnato a decifrare. Che cos'è la casa? È il libro del ritorno alla vita, del ritorno alla sua vita, che Mollino, in quanto architetto, scrive non con le parole, non è uno scrittore, ma con la materia dell'architetto. Quindi, ovviamente, gli spazi, i materiali, i colori, gli specchi che riflettono e modificano, alterano gli spazi, ma soprattutto ogni oggetto diventa simbolico e quindi ogni oggetto, pure ogni composizione, ogni stanza, tutto quello che sta in quella casa in realtà non è quello che noi vediamo con gli occhi, ma rappresenta qualche cosa. Proprio la complessità di casa Mollino ha spinto Enoch Perez a ritrarre a modo suo i suoi interni. Artista portoricano e americano d'adozione, ispirato alla pop art e da Andy Warhol, Perez dipinge dall'inizio degli anni 90 esterni di edifici iconici, concependoli come ritratti di persone reali. Con i dipinti realizzati per questa mostra, Perez prosegue un dialogo con la personalità di Mollino, iniziato già da molti anni. Casa Mollino was the first interior that I made. I don't think I could ever tell you that I understand the figure of Mollino perfectly, but I do understand that it's an intellectual alternative that I like, that I love, and I can relate to. Probably one of the reasons why I'm in it is because I see him probably as a painter. When you look at that apartment, it's an imagined place. You know, for me, you know, I feel like I go in and steal the images, because you go to something that's already made and it's so beautiful. There's a beauty there that's beyond my understanding, and that's, you know, as an artist, I want to understand why, so I can figure it out and do it myself. In questa ideale ricerca, le grandi fotografie di Brigitte Schindler, realizzate nell'arco di 3 anni, restituiscono un'atmosfera rivelatrice, facendo percepire attraverso dettagli, scorci, prospettive altrimenti difficili da cogliere di persona, qualcosa che trascende la verità di ciò che si vede. Quando un dettaglio diventa grande, tu puoi entrare in questa scena. Sembra essere una casa normale, ma c'è qualcos'altro che si percepisce subito, che ho voluto esplorare più in profondo. Non ho voluto aggiungere luce, ho voluto prendere questa luce che è solamente un luce di ambiente. Sono ritornato spesso, sono anche stata lì durante la notte, durante Capodanno, senza avere una idea che cosa fotografare in questo giorno. Poi ci sono stati i lampada, i specchi, poi ho visto entrare nella stanza da un altro angolo, un altro specchio, e mi ho lasciato ispirare. Allora è stato quasi un volo, un sogno tra queste stanze. Ed infine
L'incontro diretto con lo sguardo di Carlo Mollino, attraverso le fotografie realizzate tra gli anni 50 e 70. Queste modelle discinte, ritratte in atteggiamenti solo apparentemente provocanti, non alludono all'eros, ma all'eternità, alla bellezza del corpo femminile, perché nella visione di Mollino le donne garantiscono al genere umano la vita eterna. Mollino non ritrae donne, usa i corpi femminili come se fossero foglie di carta su cui un architetto disegna i suoi progetti, quindi su cui l'architetto disegna se stesso, la sua espressione, il suo lavoro, la sua espressione, e su questi corpi quindi Mollino immagina, inventa, disegna e realizza il suo universo femminino, che ha a che fare con l'abilità con cui lui sceglie gli indumenti, i trucchi, le parrucche, i rossetti. È un progetto fondamentalmente, diciamo, di filosofia. Insieme alla sua casa, sono proprio queste donne a custodire i misteri intellettuali e filosofici di Carlo Mollino, come statuette da collocare nella sua tomba immaginaria e ritrovare nell'aldilà.